Riflettori del Bahrain puntati sul Gifoni Film Festival. In occasione del World Urban Forum in corso a Napoli, il principe, primo ministro del Bahrain, ha incontrato il sottosegretario degli esteri Staffan de Mistura, il presidente della regione Campania Stefano Caldore e Claudio Gubitosi, fondatore della rassegna cinematografica per ragazzi. Siamo stati in America, siamo stati in Australia, lavoriamo in 52 nazioni, ma quello è un territorio straordinario, secondo me è anche molto importante da tenerne conto anche per tutta una serie di altri aspetti. Gifoni apre soltanto la pista culturale per poi creare altre sinergie, anche economiche, perché no, e commerciali. L'assessore regionale alla cultura Caterina Miraglia, presente all'incontro, ha sottolineato che la scelta del Bahrain è motivo di orgoglio e soddisfazione per la regione. In questo modo, ha detto, il format di Gifoni diventa un modello da esportare. È stato sottoscritto un accordo per cui il know-how di Gifoni è un know-how che verrà riprodotto nel Bahrain, e questo è un motivo di grande soddisfazione per la regione Campania, che ha sempre pensato che svolgere il lavoro della diffusione della cultura e quindi essere capaci di essere artefici di un sistema culturale straordinario come quello che ha Gifoni era un motivo reale di entusiasmo e di soddisfazione. In giornata è stato dato anche l'annuncio della sede del WUF dell'edizione 2014. Sarà Medellin, la città colombiana, ad ospitare l'evento che intende definire il futuro delle città e discutere su problematiche come il sovraffollamento e la carenza di risorse.